E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Younger. Oh, telefono, scusate. Pronto? Sì, sto facendo un video, mi lasci in pace. Sì, come no? Sì, mi stai prendendo per il culo. Ah, io ti porto domani i biscotti, visto che vuoi sempre biscotti. Sì? No. Davvero? No, no, non ci credo. No. Bene, bene, bene. Ci siamo una mano. Sto impazzendo, è uscito il treno di FNAF. Beh, lo sapevo già. Puoi fare l'intro di merda. Vabbè. Ciao a tutti ragazzi, Younger. Oggi siamo in questo nuovo video che mi stavo venendo l'altro giorno, 30 ottobre. Sono andato su YouTube, ho trovato questo video di FNAF 4, cioè il DLC di FNAF che stavamo aspettando da così tanto tempo, finalmente è arrivato. Sono rimasto stupefatto che l'hanno fatto proprio il primo, secondo e terzo FNAF. Cioè io mi sono cagato sotto, perché adesso dobbiamo cagarsi sotto anche di una misera, fottutissima zucca del cazzo. Dobbiamo cagarsi sotto con una zucca del cazzo. Capito cosa intendo? Che hanno sostituito i cupcake in un cazzo di zucca. Che quando ti fai il jumpscare non solo ti fa paura, perché poi, cioè, non deve essere chiaro. Dovrebbe fare non paura, invece fa paura. Paura! Vabbè, continuiamo. Io ho visto questo trailer di FNAF. All'inizio ero rimasto tipo, cioè all'inizio del video, cioè mi sono cagato sotto perché è iniziato tutto così, perché io me lo sono visto in camera da solo. A un certo punto il video è iniziato così inquietando, mi sono cagato sotto e quindi proprio per cagarmi sotto mi sono chiuso tutta la luce, quando l'ho visto. Cioè, stavo per cagarmi sotto, cioè, stavo dicendo, ti hanno stalkerato, cioè, ti stanno spiando. Stalker, ti denunciano stalker? Così, poi ti hanno spaventato, ti hanno fatto impazzire, ti hanno fatto ossessionare, scusate. Poi dice, ma ora sono, e sono rimasto così, ora sono. E poi ho detto, carini, sono comparso, ho detto io stesso, cosa? E poi a un certo punto mi sono detto, è iniziato, sono rimasto così. Ho dovuto prendermi le mani, per cui ho cercato di calmarmi, mi sono morso la mano e ancora tengo i segni dei morsi. Dopo 2 giorni, vabbè, sono rimasto stupefatto quando l'ho visto. Cioè, non sono freddi, Bonnie e Chica. Speriamo che però i Purple Plate, come diceva T-Channel, erano in 3. Speriamo che non solamente, perché io li vorrei mettere anch'io, ma speriamo che non siano tutti insieme, perché se ne può mettere uno solo, questo significa che posso aggiungere qualcos'altro. Io vedo che aggiungerò Freddy, Bobby, Chica, Foxy e se possibile non lo so, anche Gordon Freddy. Allora, perché io vorrei però più sempre usare Freddy, Withered Freddy, Nightmare Freddy e Phantom Freddy, perché sono tutti i miei Freddy preferiti, quindi peccato che non se ne possono mettere tutti, se no avrei messo pure un altro Freddy, non so se ce ne stanno continuando, se stanno messo Nightmare, Withered, vabbè. Poi basta, tutto qua, però quando l'ho visto questo cazzo di trailer sono rimasto come. Avete presente le persone che quando aspettano una syncot di un programma, cioè vedono una parte, cioè che se ti fanno vedere una parte di quel film per farti dare un'idea come sarà completo, tipo FNAF World. Io non vedo l'ora che esca FNAF. Almeno la temo. Allora ragazzi, per chi ha FNAF sul telefono, potete dirmi se hanno aggiunto questa cosa dell'Halloween sul telefono, perché io l'ho fatto, cioè
Cioè, su App Store non uscì la Journap e quindi non so se veramente potrò, perché io ho messo le app che non si aggiornano finché ti danno proprio il pulsante aggiorna, perché così almeno non spreco memoria per cose che forse l'hanno aggiunta e che non servono un cazzo di niente. E comunque, volevo dirvi grazie per questo supporto, grazie per essere iscritti, vi ringrazio di cuore. Spero che un giorno arriveremo almeno a 100 iscritti, e questa cosa non me la sognerò quando avrò già 18 anni. Bene, ragazzi, iscrivetevi, commentate, ci vediamo al prossimo. Aspettate, c'è un'altra cosa che vi devo mostrare. Mo, fatemi pensare. Nient'altro. Ok, ragazzi, sono riuscito a lavare questa macchina che mi avevate inviato e si è scoperto che era di Cars, un programma che io detestavo perché delle macchine parlanti mi facevano l'impressione. Vabbè, comunque, ciao ragazzi!